Allora, per parlare di Sinodo, oggi abbiamo con noi in linea Luca Cocci, vaticanista del quotidiano Il Manifesto, e Carla Corsetti, invece segretaria nazionale di Democrazia Atea. E saluto entrambi, naturalmente, buon pomeriggio a tutti e due. Grazie, buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Allora, dicevamo, parliamo di Sinodo. Intanto volevo che, magari proprio, scusa Carla, inizierei da Luca, che spiegasse agli ascoltatori che cos'è un Sinodo. Allora, il sinodo, scusate, sono un po' affannato che ho fatto le scale. Allora, il sinodo è una assemblea dei vescovi in rappresentanza di tutto il mondo, che viene convocato ad intervalli non fissi per discutere su alcuni temi particolari. I sinodi sono sempre monografici e quindi i vescovi si riuniscono, affrontano i temi, discutono, chiudono l'assise con una relazione finale in cui ci sono delle preposizioni, che però non sono delle delibere, perché il sinodo ha un valore meramente consultivo. La parola finale spetta al Papa, quale che sia, il quale può accogliere le proposte che arrivano dal sinodo oppure può ignorarle. Quello in corso in questi giorni è la fase finale di questo sinodo dedicato ai temi della famiglia e tutto ciò che c'è intorno alla famiglia, quindi temi anche, diciamo così, caldi, no? O divorziati, risposati, coppie omosessuali, conviventi, contraccezioni, contraccezione e via dicendo. Ecco, è il tema proprio della famiglia al centro dunque di questo sinodo. Volevo chiedere a entrambi, Carla, secondo te perché è stato scelto proprio un argomento, peraltro, così delicato? Ma, credo che la questione sia di carattere antropologico. Ci sono alcune connotazioni che riguardano le religioni monoteiste. Occuparsi della famiglia, occuparsi della sessualità, occuparsi della libertà degli individui significa sottomettere intere popolazioni, confinarle in ideologie cattoliche estremamente oscurantiste e repressive, e da questo la storia umana ci dice che se ne trae potere. Tutte le religioni monoteiste affermano il loro potere dando direttive che limitano la libertà degli individui. È un'organizzazione religiosa che fonda il suo potere sulle direttive oscurantiste e deve ogni tanto tentare di far vedere di aggiornarle, cosa che invece non fa. Perché se effettivamente le organizzazioni religiose oscurantiste dovessero aprirsi al progresso, perderebbero il loro potere, perché le società umane hanno da sempre storicamente dimostrato che più il potere arriva in maniera repressiva e più è facile controllarle. La repressione morale in questo caso è l'arma vincente del cattolicesimo. Luca, Quindi ci si occupa di prego. famiglia e non si guarda alla società attuale, non si guarda ad una modernizzazione che comunque è arrivata tra i cattolici e ci si radica, perché c'è stato qualche vescovo che ha detto giustamente dalla loro ottica che se dovessero fare delle aperture perderebbero il loro potere. Ecco, anche a te Luca faccio la stessa domanda e chiedo anche se sei d'accordo con quanto diceva adesso Carla. Sì, sono d'accordo con il discorso generale. Nello specifico, io credo che nella Chiesa Cattolica, diciamo così, fra i credenti in genere, sia in atto sulle tematiche che riguardano la famiglia, insomma, sui temi di cui ho detto prima, sia in atto una sorta di scisma non dichiarato. Ovvero il magistero afferma delle cose e i credenti, i cattolici ne fanno altre. E il caso più evidente è quello della contraccezione, dove le direttive ecclesiastiche, diciamo così, nella stragrande maggioranza dei casi sono ignorate dai cattolici stessi. Quindi credo che si voglia anche
ridiscutere su questo. Io non credo per rivoluzionare chissà che, e, probabilmente, ma per questo poi bisognerà aspettare gli esiti, probabilmente per cercare di modificare a livello lessicale qualche espressione, e, insomma, cercare di confermare buona parte del magistero, e tentando di dirlo però in maniera diversa. Carla, tu sostieni appunto comunque questa rigidità della Chiesa nei confronti appunto del tema della famiglia e naturalmente tutto quello che è adesso collegato, nonostante si dica e si senta appunto lo stesso Papa Francesco in molti casi invece fa discorsi molto più aperti rispetto appunto a quello che sono i rapporti all'interno della famiglia. Ma noi siamo abituati comunque a percepire la Chiesa Cattolica come un'organizzazione dove c'è sempre tutto il contrario di tutto, cioè l'organizzazione cattolica italiana è fatta da persone come Don Gallo, ma è fatta anche da persone come Don Seppia, quindi noi siamo abituati ad avere questa modalità un po' bifronte, si dice sempre c'è qualcuno che afferma qualcosa, ma c'è sempre qualcun altro che afferma il contrario. Questa modalità non viene esclusa dalle alte gerarchie, compreso il monarca Bergoglio. È chiaro che sta cercando di allargare possiamo usare un termine, il bacino di utenza? Proviamo a fare un parallelo, supponiamo che si tratti di un'operazione commerciale, bisogna allargare il bacino, quindi diventa un'operazione di marketing, dire frasi come non siamo noi nessuno per giudicare i gay, oppure dire anche i divorziati devono avere la comunione, è una modalità estremamente efficace sotto il profilo comunicativo per poter avvicinare anche coloro che per evoluzione naturale della società si stanno allontanando da una rigidità che li porta ad essere esclusi da questa associazione religiosa. I divorziati sanno che non possono avere accesso alla teofagia, e cioè a mangiare il corpo di Cristo, però vedono anche che se si tratta di un potente questo rituale viene concesso. Vedono che all'interno della Chiesa molte posizioni contro per esempio il fine vita vengono condannate, però poi c'è il cardinale Martini che pare che negli ultimi istanti abbia beneficiato di trattamenti terapeutici che volti in questo senso, almeno qualche agenzia di stampa riferiva queste cose, certo io personalmente non ero stata presente per poterlo confermare. Ci sono degli atteggiamenti che sono incoerenti all'interno della stessa organizzazione, e quando ci sono atteggiamenti incoerenti è un po' per prendere dall'uno e dall'altro e per non perdere nessuno nel bacino dei fedeli. Quindi io personalmente la vedo un po' come un allargamento della base, perché la base si sta allontanando da una rigidità che non collima con lo stato attuale della società e del progresso che la società ha conquistato, almeno ha tentato di conquistare attraverso riforme legislative civili, non religiose. Diciamo che in questo momento il Vaticano sta tentando di adeguarsi ad una legislazione civile, ma se lo farà ne rimarremo un po' sorpresi, perché, ripeto, i cardini del potere religioso sono cardini di negazione dei diritti. Nel momento in cui questi diritti invece li concedono, almeno sotto il profilo teologico, potrebbero vacillare le loro modalità di esercizio del potere. Luca, secondo la mia interpretazione. Certo, siamo qui per parlarne, per discuterne. Chiaramente. Luca, volevo chiederti, ma davvero la Chiesa è così compatta in questa, appunto come sottolineava Carla adesso, negazione dei diritti, o ci sono punti di discordia? La situazione, parlando in particolare degli equilibri del Sinodo, io sono parzialmente d'accordo con quello che diceva prima Carla, nel senso che c'è una,
una parte di episcopato che io credo che tenti l'operazione che descriveva prima Carla, però c'è un'altra parte di episcopato che non vuole tentare nemmeno questa operazione, cioè vuole riaffermare l'immutabilità della dottrina e di conseguenza nessun tipo di modifica, nessun tipo di aggiornamento, nemmeno sul piano pastorale. Cioè il tentativo di, cosa aveva detto Carla, l'allargamento della, non mi ricordo l'espressione che aveva utilizzato, che però era efficace, insomma, l'allargamento del consenso. A me sembra che alcuni nemmeno lo tentino, nel senso che sono preoccupati di ribadire tutto. E di ribadire tutto uguale a se stesso come è e come è stato almeno da 500-600 anni a questa parte, ovvero dopo il Concilio di Trento. Detto questo, secondo me al Sinodo c'è una reale spaccatura. Mi pare che i vescovi siano veramente divisi in due partiti. E in maniera molto più evidente che in passato. E le vicende di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, secondo me un po' lo testimoniano, no? Questa lettera. Che è circolata sui giornali, e poi smentita, poi parzialmente smentita, poi riaccreditata, insomma, e, è il segno che c'è un confronto molto, molto aspro e che ci sono effettivamente due partiti in seno al Sinodo. Il partito della conservazione, che vuole fare quello che dicevo prima, ovvero parte dall'immutabilità della dottrina e di conseguenza non vuole nessuna innovazione, nemmeno dal punto di vista pastorale. E un gruppo che probabilmente è minoritario di innovatori, che secondo me hanno una contraddizione interna, nel senso che propongono delle innovazioni dal punto di vista pastorale, ma confermando la sostanza della dottrina. E mi sembra una contraddizione in termini che non so dove porterà. E Papa Francesco come si colloca? A mio avviso tutte le parole che ha detto in questi due anni e mezzo di pontificato, i gesti che ha fatto, non corrispondono a nessun cambiamento reale, effettivo della struttura ecclesiastica. Mi sembra più una rivoluzione, il termine più abusato dalla maggior parte della stampa di questo periodo, anche la stampa laica. E io non credo che si tratti di questo, non credo che sia in atto una rivoluzione, ma se proprio vogliamo usare il termine, per il momento mi sembra che sia una rivoluzione solo lessicale, e a cui non corrispondono poi dei mutamenti nella struttura. E penso però che il confronto ci sia all'interno del sinodo, e in base agli esiti che ci saranno fra una decina di giorni, secondo me si capirà anche meglio dove andrà realmente questa chiesa di Papa Francesco, ovvero se sarà possibile una qualche apertura su qualche fronte, oppure se verrà tutto confermato in maniera rigida. Carla, anche tu hai seguito la vicenda di questa famosa lettera firmata da 13 prelati, tutti i padri del sinodo. Non fossero 13, qualcuno ha ritirato la firma. Credo che fosse stata il primo firmatario, mi pare che fosse Giorgio Pell, no? Se me lo confermate, sì. Che è lo stesso vescovo australiano, oggetto di una relazione del governo australiano circa la copertura dei pedofili, quindi insomma stiamo davvero in gran bella compagnia.
Il fatto secondo me più grave di tutta questa situazione è che all'interno di un'associazione, all'interno di una aggregazione religiosa, all'interno di una setta, di qualunque cosa si parli, se restasse nell'ambito di quella organizzazione, di quell'associazione, di quella setta, non si porrebbe neanche il problema. Il problema grave di tutto questo sinodo è che in realtà attraverso queste decisioni, questi vescovi stanno tentando di influenzare la legislazione civile del nostro paese. Cioè, io vorrei continuare a ricordare che quello è uno Stato diverso dallo Stato italiano. Si tratta dello Stato Vaticano, che ha il suo diritto canonico, che ha le sue leggi penali, che ha le sue leggi civili. Il problema di questo sinodo è che influenzerà nelle sue decisioni finali, qualunque esse siano, influenzerà il Parlamento italiano, ed è questo che è urticante e che non si può sopportare, perché fino a quando queste considerazioni sull'ortodossia, sulla rigidità dei canoni, sul fatto di poter avere accesso alla teofagia o meno, dovessero rimanere queste questioni all'interno dell'organizzazione cattolica, nulla questio, si rimane fuori alla finestra e ognuno nel proprio interno decide come gli pare. Il problema è un altro, è che così si vuole influenzare la politica italiana e in qualche modo la politica internazionale, perché il pontefice che va a Strasburgo e comincia a parlarmi dei bambini mai nati vuol dire che sta davanti al Parlamento europeo a tentare di limitare un diritto umano universale fondamentale, che è quello dell'autodeterminazione femminile, ed è questo che gli viene consentito di fare, e vedo anche che ci sono parlamentari che battono le mani. È questa la cosa grave e insopportabile, perché poi all'interno di una religione, se si vuole mantenere un comportamento ortodosso di assoluta negazione di alcune aperture, ma è un problema loro, deve rimanere un problema all'interno della Chiesa Cattolica. Invece quello che devo sottolineare è che diventa un problema della società italiana. Ma per quale motivo un ateo, un non credente, un protestante, un valdese deve sopportare tutti i giorni tutto quello che viene detto dalle televisioni e dalle radio nazionali su quello che accade all'interno della monarchia extracomunitaria del Vaticano? Perché deve sopportare tutte le minutaglie che vengono da quel sinodo, da quell'assemblea? È questo che se deve essere sottolineato rispetto a questo episodio, almeno per come la vediamo noi di Democrazia Atea. Lo Stato italiano, nella Carta Costituzionale, fino a che non ci verrà definitivamente stracciata, è uno Stato laico, ciascuno è indipendente sul suo territorio nella propria legislazione, e questo concetto ce lo stiamo dimenticando tutti i giorni. Papa Francesco è una denominazione religiosa, è capo di Stato Bergoglio. Io Hollande non lo chiamo come secondo le sue connotazioni religiose, lo chiamo Hollande come capo di Stato francese. Cameron è il presidente dell'esecutivo, è il premier dell'esecutivo inglese, non sto a vedere se è protestante, cattolico, buddista o altro. Per quale motivo Bergoglio dobbiamo invece qualificarlo costantemente come cattolico, come capo dei cattolici? Cioè, vorrei anche aggiungere un'ultima cosa, un ultimo dettaglio. Quando il presidente della conferenza episcopale Bagnasco dice i nostri confini, quali? Quelli dei suoi 44 ettari oppure i nostri confini delle coste italiane? E perché dice nostri, se lui è cittadino vaticano? La terminologia, se è importante all'interno della Chiesa, perché non deve essere importante all'interno dello Stato italiano? I confini sono nostri, sono degli italiani, non sono dei vescovi vaticani. Luca? Sì. Procedo? No, tranquilla Carla. Sì. Nello specifico, insomma, per quanto riguarda l'Italia, quella italiana è una situazione particolare, nel senso che è assolutamente vero che
che succede quello che ha detto Carla. E, devo dire, succede soprattutto in Italia, in tanti altri paesi europei questo fortunatamente non accade, anche in paesi teoricamente, diciamo, a forte maggioranza cattolica, no? Penso al referendum che c'è stato in Irlanda recentemente sull'approvazione. Quindi, diciamo, quella è una caratteristica tipicamente italiana, in virtù anche della nostra storia, della presenza del Vaticano all'interno dell'Italia. E io credo che sia, parlando dell'Italia, più che legato al sinodo che si sta svolgendo adesso, sia soprattutto un problema di Conferenza Episcopale Italiana e di forte interventismo della Conferenza Episcopale Italiana, dei presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che si sono avvicendati nell'ultimo ventennio, ovvero Ruini e successivamente Bagnasco, tuttora in carica, e che appunto intervengono quotidianamente, chiamando anche alla piazza, no? Nei prossimi, non ricordo la data, però probabilmente nelle prossime settimane è stata annunciata, no? Un'altra grande manifestazione di piazza a Roma, probabilmente dopo quella che ci fu a giugno, credo, per contestare il disegno di legge delle unioni civili che è in discussione in Parlamento, no? Qualche giorno fa, mi pare che proprio Ruini, no? Che non va mai in pensione da questo punto di vista, insomma, a mezzo stampa ha annunciato la convocazione di una possibile manifestazione di questo tipo. Per cui credo che il problema sia soprattutto generato dall'interventismo della conferenza episcopale italiana da 20 anni, 25 anni almeno in questa parte, insomma. Il sinodo, secondo me, è rispetto a questa questione, mi sembra un po' più laterale come evento, ecco, tutto qui. Sì. Però, ripeto, parlando di questo problema specifico che aveva sollevato Carla. Certo. E il risultato del sinodo non si sa fino a chiusura, giusto? Finché non ci sarà un documento. Sì, guarda, allora, il risultato del sinodo si dovrebbe conoscere la sera del 24 ottobre, che dovrebbe essere un sabato, quando dovrebbe essere, uso il condizionale perché negli ultimi giorni è stata avanzata anche l'ipotesi che la relazione non venga diffusa subito, ma non si capisce se rientrano nelle schermaglie dietro le quinte, okay, oppure se effettivamente sarà così. Quindi il 24 sera dovrebbe essere comunicata la relazione finale con il numero dei votanti, anche se verrà confermato quello che è stato fatto un anno fa durante la prima assemblea, no? Quando, fra l'altro, a proposito di quello che dicevamo adesso, tre paragrafi che poi erano quelli più spinosi, cioè che affrontavano temi più spinosi, non hanno avuto la maggioranza, che deve essere la maggioranza dei due terzi, questo a dimostrazione che poi c'è un fronte conservatore molto agguerrito, forte, molto compatto, che non gli importa nemmeno di appunto, come dire, fare marketing. E no, però volevo aggiungere un'altra cosa che, insomma, mi sembra importante. Al di là dei risultati del sinodo, il punto è che la decisione finale spetta al pontefice, e di conseguenza qualsiasi cosa produca il sinodo può essere, come dicevo prima, accolta o ignorata, e questo, secondo me, rivela o rilerà anche
la forte contraddizione che io vedo in Bergoglio in questi 2 anni e mezzo di pontificato, che a fronte di affermazioni mediaticamente efficaci, ha ricordato Carla quella del sono io per giudicare un gay, no? Ma ne potremmo fare altre. Ecco, a fronte di questo poi non succede niente nella prassi. No, questo per dire che poi se volesse realmente dare seguito alle sue affermazioni, Papa Francesco potrebbe intervenire subito, immediatamente, domani. E per questo dico che c'è una contraddizione interna, perché essendo queste le regole interne della Chiesa, della Chiesa Cattolica, non possono essere incolpati di ostruzionismo o di quello che vogliamo la curia, i cardinali o quant'altro, nel senso che lui avrebbe la possibilità di non solo parlare e dire alcune cose, ma anche di farle alcune cose. Questo fino adesso non è accaduto e vedremo cosa succederà subito dopo la conclusione del sinodo. Penso che a quel punto non avrà più alibi e in un certo senso si svelerà anche il vero volto, diciamo così, del pontefice. Io penso invece che cercherà sicuramente una posizione di mediazione, perché ha le caratteristiche di formazione da gesuita di trovare una mediazione tra due fronti contrapposti. Vedo anzi, secondo me, che c'è una capacità di far credere le cose semplicemente annunciandole, quindi dire una frase in un momento, però poi non prendere delle decisioni conseguenti non ha importanza. L'importante invece è poter affermare attraverso un angelus, attraverso una dichiarazione, una frase. Quello è sufficiente. Adesso nell'immaginario collettivo dei cattolici, Papa Bergoglio vuole dare la comunione ai divorziati, Papa Bergoglio vuole accogliere nella Chiesa Cattolica gli omosessuali. Questo nell'immaginario collettivo cattolico già c'è. È sufficiente. Che poi non si faccia seguito a direttive, a motu proprio, a norme di carattere generale ed esteso, poco importa. Se noi andiamo adesso a chiedere ad un seguace di Berlusconi cos'è la cosa più grande che ha fatto, ti dirà lo Stretto di Messina. Non ha importanza che non sia stato fatto, l'importante è che sia stato annunciato. È questo purtroppo il livello di superficialità e di ignoranza di una popolazione a cui basta l'annuncio per poter credere una cosa. Poi che sia stata fatta o non sia stata fatta, e che importa? Chi va ad approfondire? Chi va a porsi il dubbio di come queste cose possano o meno incidere sullo sviluppo e sul progresso di una nazione? L'ha detto, è un rivoluzionario, punto. La lettura in generale delle persone che si vedono con la maggior parte dello share più alto, programmi come Don Matteo, insomma, stiamo lì, Io a questo punto vi saluto ricordando dunque che il 24 ottobre si chiuderà il sinodo, però l'8 dicembre si aprirà l'anno del giubileo. Apriamo quest'altra parentesi, abbiamo altre 2 ore di trasmissione. Non abbiamo altre 3 ore di trasmissione, ma avremo sicuramente tempo nelle settimane prossime magari proprio di parlare anche dell'anno del giubileo. Magari riparliamo anche del giubileo e di come anche il giubileo abbia influenzato le dimissioni di Marino, forse sia stato proprio questo, chissà. Chi lo sa. Vi saluto, io saluto Luca Cocci, lo ricordo, vaticanista del quotidiano Il Manifesto, Carla Corsetti, vice segretario nazionale di Democrazia Atea. Grazie a entrambi di essere stati con noi. Grazie a voi.